lo ammetto, per questo speciale dei 100.000 iscritti volevo fare qualcosa di veramente epico. Inizialmente avevo pensato di buttarmi da un aereo col paracadute insieme all'elefante coi leggings mentre mi mangio il cornetto argita insieme a J-Ax e Fedez, ma non volevo rischiare di fare troppe visualizzazioni. Poi ho pensato di fare un mega lungometraggio con tutti quelli di YouTube. Poi ho pensato di fare una challenge, ovvero chi mangia più batuffoli di polvere. Ma niente, non so fare un cazzo e siccome fa caldo, è estate e non mi va di fare video, ho pensato di fare le 100 curiosità sul sottoscritto. E siccome a targhetta è arrivata, era di dovere fare sto video, ok? Sì, lo so, non è esaltante come video perché non riesco a sentire da lontano. Non ce ne fotte in cazzo! Però voi tenete. Tra virgolette, mi piace la cameretta nuova? Il blu mi aveva stuccato le palle, quindi sono tornato col bianco. Io direi di iniziare. 3, 2, 1 e lettetese go. Come disse Mario Bros, mi pare. I miei primi video facevo recitare il mio amico Lavello perché io mi vergognavo da morire. Dopo qualche mese mi sono sbloccato e ho cominciato a fare pure io qualche video. Però inizialmente faccio fa solo all'amico mio. Il primo film che ho visto è nell'85 I Goonies e diventa automaticamente il mio film preferito. Lo vedo come minimo una volta al mese. Il primo cartone animato che ho visto è Quirk Buster la chiappa fantasmi, dove c'è stava Daffy Duck che faceva la chiappa fantasmi. Daffy diventa il mio personaggio preferito dei cartoni animati. Raramente soffro di memoria a breve termine, ovvero non mi ricordo manco che ho detto 10 minuti prima, ma è una cosa che succede proprio raramente. Sulla spalla ho il tatuaggio di Jack di Lost, con qualche modifica, ovvero, vabbè, i numeri di Lost, la data dove mi sono ripreso dalla coma, e qui ci ho messo cammina tra di noi, ma non è uno di noi, praticamente la stessa frase usata nel film di Lost. Sono un mega appassionato di astronomia e tutto quello che riguarda stelle, UFO, buchi neri, pianeti, insomma ci sto in fissa da quando sono bambino. La PlayStation è la mia console preferita insieme al Master System. Final Fantasy VII è il mio gioco preferito. La mia saga videoludica preferita è Resident Evil, il mio preferito è il 2 e penso che Resident Evil è morto con il 3, poi hanno fatto solo giochi di cacca. Possiedo tutte le console finora uscite. Il primo videogioco che ho finito si chiama Dynamite Dax per il Master System. Ero talmente innamorato del protagonista che l'ho fatto diventare la mia mascotte. I miei attori preferiti sono Jim Carrey e Leslie Nielsen, che ci ha lasciati da qualche anno. Però reputo un fottutissimo genio Andy Kaufman. Il mio comico preferito è Maurizio Battista. Te amo, mitico! Mentre Maccio Capatonda è la mia fonte di ispirazione. In camera mia, attaccata alla porta, ci sono tutti i miei trofei, ovvero i biglietti dei miei show, i ritagli di giornali dove si parla di me, i pass di tutte le fiere dove ho partecipato, i biglietti dei miei spettacoli, le recensioni di videogiochi che ho fatto praticamente per PSM e PS Mania e tante altre figate. Lost è il telefilm che mi ha cambiato la vita e mi ha fatto piangere per la prima volta. Il mio primo telefono è stato il Panasonic G520. Cioè, stiamo a parlare della preistoria proprio. Soffro di insonnia da quando sono nato. Raramente dormo 8 ore, perché di solito dormo dalle 2 alle 3 ore a sera. Qualche giorno stiro le zampe, raga. Nel 2003, per la prima volta, ho visto il programma Colorado Caffè e ci volevo partecipare a tutti i costi. Purtroppo mi hanno mai chiamato. Ve possino. Anche se odio profondamente il calcio, Mai dire gol era uno dei miei programmi preferiti. Lo guardavo solo per i sketch comici. Amo da morire tutti i film anni 80. C'ho una collezione spaventosa e mi scende la lacrimuccia ogni volta che vedo i vestiti e le ambientazioni anni 80. Li voglio tornare indietro, raga. Da bambino io insieme a mia cugina se credevamo Power Ranger. Una volta ho dato un calcio alle palle dritto per dritto a mio fratello e da quel giorno lui è diventato il Power Ranger rosa, mentre io quello nero furia de botte. Quando ero bambino mi sono sognato che Sonic giocava insieme a me con Tails e a una certa a me e all'amico mio ci hanno rubato le M&M's e sono scappati. No, raga, non fumavo, ma qualche droga dentro al pappone mi hanno messo di sicuro. Da bambino per passatempo creavo dei fumetti su dei quaderni con protagonista Pio 3D, ovvero la mascotte che utilizzo. Nel corso della storia praticamente facevo entrare questo Pio nel mondo dei videogiochi. La storia mi è piaciuta talmente tanto che io e un amico mio ci abbiamo scritto praticamente una web series e nel 2012 la stavamo a creare, però nessuno si è fatta avanti ed era troppo costosa, c'era un budget limitato
capitemi. Però ancora oggi vorrei creare sta mitica web serie se non ci stanno sti personaggi che entrano nel mondo dei videogiochi. Fatene avanti, produttori, che ne faccio cacà diamanti. Il primo video che ho caricato su YouTube è stato praticamente un video improvvisato dopo ripreso il mio amico Lavello dopo che è tornato dalla corsetta. Gli ho fatto qualche intervista così sui buchi della maglietta, non so se vi ricordate i buchi di Lavello, e quel video, che era proprio una cazzata enorme, ha raggiunto 2500 views in qualche ore e praticamente mi ha dato la motivazione per continuare. Tanto che il giorno dopo ho creato per YouTube la mia prima parodia, ovvero la parodia delle Iene, non so se vi ricordate. Appena ho aperto il canale, il 50% dei video erano vlog macchina, il 20% erano doppiaggi e il 30% parodie. La mia serie chiamata Do You Remember, creata nel 2012, è diventata anche una serie per la rivista PS Mania, sempre intorno al 2012, dove mi occupavo praticamente di videogiochi, vecchie console, confronti con giochi nuovi a giochi vecchi. Insomma, era una cosa spettacolare. Anni fa ho programmato una marea di videogiochi, molti sono finiti sulla rivista PSM e PS Mania, ma non tutti sanno che ho programmato anche un videogioco per il sito Le Iene, dove i protagonisti erano il trio Medusa, che dovevano combattere contro il cattivo Vittorio Sgarbi. Ve sto a parlare del 2001-2002. Io il gioco gliel'ho mandato, ma non l'hanno mai messo sul sito internet e non ho più notizie. Se c'è qualche notizia, fatemi sapere, che sono passati anni. Vorrei almeno sapere se vi è piaciuto il videogioco. Il sogno mio è fa un film con Maccio Capatonda e Maurizio Battista. Cioè, succede una cosa del genere, scoppia nel budella proprio. Heroes è un telefilm che amo, fino alla terza stagione, poi è diventata cacca pupù. Però c'ho una cifra di prop proveniente dal film e addirittura il tatuaggio al collo, che è un riferimento sempre. A scuola, durante la ricreazione, passavo tutto il tempo a fare dei mini show e sketch per far ridere i miei compagni di scuola. Che birbante che ero. Amo ogni singolo film che tratta di viaggi nel tempo, perché sono un fottuto nostalgico. La serie preferita ovviamente è Ritorno al Futuro, ma The Time Machine è un altro film spettacolare che ve lo consiglio, raga. Ho visto pochissimi cartoni animati della Disney perché proprio non mi piacciono, so più dalla Warner Bros. Però l'unico cartone che riesco a digerire è DuckTales, Zio Paperone. O sbaglio o c'ho una passione per i paperi? Amo i film horror, specialmente quelli con gli zombie. Inutile dire che The Walking Dead è la mia serie preferita. Il mio film preferito dei zombie è Zombie, proprio quello vecchio, e Il ritorno dei morti viventi, uno spettacolo. Infatti uno dei primi film horror che ho visto da bambino era proprio Zombie, quello di George Romero, perché mio padre gestiva una videoteca e quindi i film mi inchiappettavo io, insomma. Il mio personaggio horror preferito è It. Vuoi un palloncino? Mio padre mi ha raccontato che da bambino sono andato dentro a un bar e c'è stava Franco Franchi, voi ricordate, che mi ha regalato un ovetto Kinder. Io non ci volevo credere e non c'ho manco una foto per testimoniare tutto. All'epoca c'è stavano le macchinette per fare i selfie, quindi fidatevi del sottoscritto. Io manco ci credevo, poi mi hanno detto un 20.000, ci ho dovuto credere. Su YouTube ho fatto oltre 100 collaborazioni, che sono un botto. In tutto, dal 98 fino a oggi, ho creato 750 video. Solo alcuni stanno online, per un totale di 56 ore di video. Faccio cagare! Quando ero più piccolo, invece della videocamera, c'avevo un registratore portatile che usavo per cagar cazzo a tutti quanti, specie a mio zio, che lo portavo a casa sua e mi raccontava tutta la sua storia, di quando era nato, di quando è il primo fidanzamento, di quando andava al militare, quello che ha fatto nella vita, quello che non ha fatto. E la notte mi risentivo ste registrazioni per addormentarmi, per aiutarmi l'insonnia, eccetera. E ovviamente non mancavano gag e battute del cazzo per cercare di fare di me stesso quando mi risentivo. Io sono malato. A scuola venivo chiamato Pierino, sia per la somiglianza che come mi comportavo. Uguale, oh. Nel 1997, a scuola, durante la ricreazione, ho disegnato praticamente sulla lavagna il logo di Final Fantasy VII, ovvero il meteorite. E la maestra non capiva che cavolo era e siccome le mi ha detto, ma che, una palla da calcio infuocata? Mi sono talmente incazzato che l'ho mandata a fanculo e mi ha mandato dal preside. Queste cose che rimangono dentro. Durante il test al militare, siccome non mandava di rispondere alle domande che erano troppe, ho cominciato a rispondere a casaccio.
quando ho consegnato il test è uscito che ero praticamente elevata a schizofrenia con rabbia maniacale. Ho dovuto rifare tutto da capo, anche perché ho scritto tipo ti piacciono i fiori? E io gli ho scritto no, vorresti fare il fioraio? Sì. Oppure che ne so, ti spaventa il sangue? Sì. Vorresti ammazzare i genitori tua? Sì. Quindi capite perché ho dovuto rifare tutto da capo? Si sono incazzati proprio a morte. Sono un amante della musica dance anni 80 e 90, ovviamente i miei preferiti che hanno fatto musica dance spettacolare sono gli Eiffel 65, il Gabri Ponte, ma amo anche Gigi D'Agostino, Prezioso e tutti sti miti che ci hanno accompagnato dal 90 al 2000 con questa musica spettacolare. Ovviamente parlando degli anni 80, adoro da morire Freddie Mercury, Michael Jackson e Cyndi Lauper. Nel 2007 mi era presa una fissa per il tuning. Ho speso i peggio sordi per trasformare la mia vecchia Peugeot 206 identica, spiccicata, a quella di Need for Speed Underground 2. Sono malato! La mia auto preferita è l'Audi TT, che ci ho avuto per 2 anni. Poi consumava un po' troppo, ci stavano un po' troppi problemi, da ricambio a quello, da ricambio a quell'altro. Venduta. Ora guido una fottutissima e schifosissima Smart che sta più dal meccanico che su strada, che odio da morire, devi scoppiare. Già è scoppiata. Nel 1996 mi è successa una cosa che non tutti ci credono, perché comunque so come siete fatti, ma voi dico uguale. C'ho avuto un flashback, ovvero io e mio cognato se siamo fionnati da una discesa con lo skateboard e se siamo andati a frociare contro una macchina all'incrocio. Quando mi sono ripreso pensavo che era appena successa la cosa, invece no, doveva succedere, c'ho avuto sto flashback e mi sono ritrovato su sto skateboard de culo pronti a fionnasse per la discesa. Io giustamente gli ho detto no, non ci si buttavo, e ho avvertito mio cognato, però ormai era troppo tardi ed è successo veramente. Sono andati addosso alla macchina, io mi sono frantumato una costola, l'altro si è rotto il polso, eccetera. Final Destination proprio. So che non ci credete, ma è successo veramente, boh, giuro. In pochi sanno che anni fa gestivo un canale chiamato Vita da Geek, dove tra le varie rubriche mi occupavo di una rubrica spettacolare che amavo, che si chiamava Pio in Play, dove facevo gameplay di giochi retro. Dopo un po' ho chiuso il canale perché stava diventando troppo una moda e videogiochi mi avevano brutto apertamente le palle. Da bambino amavo tantissimo i manga, ce n'avevo una marea. Durante il trasloco ho messo tutto dentro dei scatoloni VHS dei cartoni animati, manga, modellini, de tutto e de più. M'hanno solato 5.000 euro di roba. Ancora oggi mi sveglio nel sonno per bestemmiare e poi ridormire. Sono un amante dei film trash anni 80, quei personaggi tipo Thomas Millian, Renato Pozzetto, Alvaro Vitali. Infatti Alvaro Vitali è il mio personaggio preferito dei film trash anni 80 e che ho avuto l'onore di conoscerlo nel 2012. Sei un mito! Sono stato uno dei primi ad avere la partnership su YouTube Italia. All'epoca eravamo in pochi, c'è stava Kilo Makeup, Frank Matano, io, Wilwush. Che tempi, quando più non la davano a tutti. Il primo youtuber che ho visto su YouTube è stato Wilwush, quando ancora non era famoso. Il primo canale dove mi sono iscritto era quello di Yotobi, quando all'epoca c'aveva intorno ai 90 iscritti. Che tempi, raga, che tempi! La mia prima collaborazione con uno youtuber famoso è stata con Daniele Desert Matter nel 2010. Da lì è iniziata una bellissima amicizia, ogni tanto ancora ci sentiamo e bla bla bla. Bella, grande. Frozen di Parliamo di Videogiochi lo conosco dal 2002, molto prima di YouTube. Condividevo con lui la stessa passione, ovvero il gioco musicale della Konami, Dancing Stage, sul forum DDR Planet. Che ricordi, Spettacolo. Te voglio bene, Chicco. Molti di voi sanno che praticamente il 6 maggio ho partecipato a Ciao Darwin. Non tutti sanno però che hanno censurato una mia parte, perché molti hanno detto, sei andato là senza fa niente, che coglione, ci hai detto per partecipare, invece ne hai fatto nulla. No, facevo il talk. A una certa si è avvicinato Paolo Bonolis e io praticamente ho detto le seguenti parole. Siete talmente antichi che se le porto al museo me danno 10 mummie del resto. E poi parlate tanto di tecnologia e poi fate le pippe sui siti zozzi. Azzozzi! Forse ho capito perché hanno censurato quella parte, però comunque mi sono divertito, è stata un'esperienza spettacolare, ho conosciuto un sacco di bella gente
E niente, un'esperienza che porto nel cuore. Prima di questo canale avevo altri due canali. Uno dove caricavo solo doppiaggi, spesso blasfemi, e un altro dove caricavo video comici e parodie. Sul PC ho una cartella con oltre 90 video già scritti, solo da girare praticamente, e una marea di web series che vorrei girare ma non c'ho tempo praticamente. Per fare chiarezza, non odio i canali gameplay, odio i canali gameplay che fanno solo ed esclusivamente le stesse identiche cose. Non amo quella tipologia di canali che fanno tutti gli stessi videogiochi dalla mattina alla sera e si credono pure esperti nel campo videoludico. No, siete soltanto delle pecore. Quindi quando dico che odio i gameplay lo faccio perché mi piace la gente quando rosica e chiacchiera, e più voi rosicate più io insisto, un po' come i pupi. Prima di YouTube caricavo video sul sito Libero tra il 2000 e il 2001, dove massimo potevi uppare video di 60 secondi, risoluzione 320x240, è il capezzolo praticamente dell'HD. Bei tempi, perché spesso ci mettiamo pure 56 ore per caricare video e molto spesso neanche l'accettava, vediasse in corpo. Durante le registrazioni video, e questa è bella raga, dicevo durante le registrazioni video, quando faccio qualche errore o sbaglio, me ne esco con frasi che addirittura Germano Mosconi si vergognerebbe. Quindi ho collezionato il tutto con 25 giga di tenere preghiere che prima o poi, giuro, se ne fate lo del culo, la metto online. E so praticamente quanto, 2 ore e mezza di... Non vi conviene, perché mi scomunicano. Non credo in Dio, ovvero sono ateo, però ho un'idea mia su chi potrebbe essere Dio. Secondo me... era un alieno, non voglio di blasfemie, era un alieno che è atterrato sulla Terra e ha insegnato a noi comuni mortali cosa fare e non fare. Quindi sì, regà, non credo in Dio ma credo negli UFO, sono una bruttissima persona. Poi parere... che volete? Il mio gatto Fotticchio l'ho trovato sotto la pioggia dentro uno scatolone abbandonato vicino a un negozio d'animali. Non sono un amante dei gatti, ma quando ho visto sto tenero batuffolo tutto zuppo mi ha fatto pena e me lo sono portato a casa. Da là praticamente mi ci sono più scollato perché gli voglio bene. Ho passato 17 anni con il mio cane, si chiamava Kelsia, era un Doberman e quando è morto per colpa di una zanzara dopo 17 anni, cioè campato 17 anni, non ci voglio ancora crede, mi è piata male e da quel giorno ho paura di affezionarmi a ogni fottuto animale domestico, anche se non ho proprio un cane, cioè la mia padre è là, non è il mio, ho paura di affezionarmi, anche se il mio più grande sogno domestico è quello di possedere una Kita Inu. Anzi, se avete una Kita Inu e me volete regalare, mi fate l'uomo più felice da faccia da terra. Tutti i programmi che uso per montare video, After Effects, Pinnacle, bla bla bla, l'ho imparati tutto da solo senza l'aiuto di nessuno. Bravo. E senza tutorial, sono uno che impara in fretta e cose che vuole e cose serie, ma anche i libri ci escono. Una volta per festeggiare ho bevuto 150 euro di drink, ero in un pub, all'ennesimo bicchiere di mojito che mi pare me ne ero fatti 7-8 più qualche shot e quella che penta cirrosi epatica stava a chiedermi l'amicizia su Facebook, il fegato stava per scoppiare. Mi sono appoggiato così sulle spalle di Lavello. Quando mi sono risvegliato così, ero in un altro pub. Cioè ho fatto proprio la traslocazione. Cioè Hiro Nakamura mi fa una pippa, ho viaggiato veramente nel tempo. Invece no, mi sono addormentato e siccome non ricordo nulla perché ero ubriaco, siamo andati in un altro pub insieme a gente che io manco sopportavo. Solo che ero molto amichevole con queste persone che mi hanno fatto pure del male in passato. E l'ho invitate io al pub. Quindi pensa come funziona il cervello mio. Oppure se una persona mi sta sul cazzo da ubriaco io voglio bene. Sono malato. Io e la mia ragazza abbiamo dei bonus, ovvero personaggi dell'altro sesso noi possiamo fare complimenti e qualsiasi tipo di fantasia. Lei c'ha Chef Rubio ed Edoardo Leo, io invece ho Aiden Panettiere e la ciociara di Avanti un altro. Siamo malati,
Siamo malati! Il mio primo haters ha talmente insistito con gli insulti che ho deciso di andargli sotto casa, citofonà, fatto scendere lui e i genitori, e al padre gli ho mostrato tutti gli insulti che mi ha fatto. E il padre gli ha mollato una cinquina davanti a me, che io ho goduto come un maiale che gli danno le ghiande da magnà. E da quel giorno quell'ex pupo è uno dei miei più grandi fan che mi commenta ogni singolo video. Vedi come faccio cambiare capoccia io, eh? State attenti. I miei cartoni animati preferiti sono i Griffin. Adoro troppo quello stile comico. Sono talmente in fissa per i Griffin che ogni tanto in qualche serie uso i flashback stile Griffin. Non so se ci avete fatto caso, ma è così. Nel 2009 ho creato Dragon Ball. Non so se ve lo ricordate. Era molto particolare. Era un lungometraggio dove voi potevate fare delle scelte che influenzavano il corso della storia. Andare a destra, parla con determinate persone, scappare, combattere. E ancora si trova online, ovviamente, basta cercare Dragon Ball. Dal 2007 ogni tanto faccio qualche serata comica nei pub. Ho partecipato anche a molti eventi importanti, come l'Ombra del Colosseo. Ho intenzione in futuro di fare altre serate comiche. Nel 2002, per gioco insieme a degli amici, ho fatto i provini per Saranno Famosi, il vecchio programma di Maria De Filippi. Per un lungo periodo infatti sono rimasto in contatto con i vecchi protagonisti di quell'edizione e creavo video, foto eccetera eccetera per un vecchio forum. Che ricordi? Da bambino ero fissato con Dungeons & Dragons, me facevo le chiuse insieme ad amici mia. Giocavamo fino a 12 ore di seguito, se bruciavamo il cervello con quei dadi. Pazzi siamo! Il mio primo show risale nel 1996, dove intrattenevo cugini, amici e vicini. Praticamente da dietro a un tavolino muovevo dei peluche e gli davo la voce, facevo qualche spettacolo stupido che seminavo, tipo le marionette. Infatti, il pupazzo bastardo di Pezza è un omaggio ai vecchi show che facevo da bambino. Hai capito, mo? Come sapete amo tutto quello che è comico, infatti da bambino stavo in fissa per le musiche comiche, stavo praticamente in fissa per Federico Salvatore. Mi ricordo che mentre disegnavo i fumetti sui quaderni, ogni tanto me ne uscivo con OZ! Sto troppo in fissa per Max Pezzali, 883. Grazie per avermi regalato un'infanzia spettacolare. E grazie anche ai Sanculamo e Profilax, che vi amo tanto. Vi amo! Da bambino i giocattoli che preferivo erano le Pog, il Tricky Trust, i pupazzi degli Sbullonati, i pupazzi del Jurassic Park e le Micro Machine, che usavo praticamente per farci le corse. Mettevo ste macchinette intorno alla stanza e con gli amici dovevo dare schicca nelle macchine e con le piste a chi levava prima, un po' come il vecchio videogioco per Mega Drive e Super Nintendo delle Micro Machine. E questa è pazzia! Sono un amante del Dancing Stage, ovvero l'IDR, il gioco della Konami, e ovvero Stepmania per il PC, dove sono un mostro praticamente. Non tutti sanno che nel 2004 c'era un programma condotto da Enrico Papi chiamato Baila, e l'episodio girato a Frascati ho partecipato pure io, ma di quell'episodio online non si trova nulla. Peccato. Nel 2011 ho partecipato al programma Pop-Up condotto dal Trio Medusa. È lì che infatti ho incontrato per la prima volta il mitico Frank Matano. Ti adoro, grande. E lì ho regalato pure il tapiro e ho fatto il video di Piscia la notizia. Mi ricordo che mi ha offerto il caffè, mi ha riconosciuto lui all'inizio. Mi ha fatto piee, hai fatto frio caffè, che grande, te voglio bene, chicco. Nel 2006 insieme ai miei amici abbiamo creato un lungometraggio chiamato 3 Fast e forse 3 Furious. Era la parodia di Fast and Furious. E la storia era semplice, dei ragazzi che non gli andava di lavorare volevano entrare nel mondo delle corse clandestine, ma piavano solo che calcio e pizza in faccia. L'abbiamo bloccato perché chi non si presentava alle riprese, chi doveva lavorare, chi non gli andava più, chi era partito in vacanza, ci siamo detti, senti, bella per voi e basta. Del film è rimasto giusto qualche dietro le quinte e qualche errore e papera sul set. Bei tempi comunque. Prima di spopolare su YouTube, alcuni miei video erano finiti sul programma di Taglia 1 8 mm. Infatti la gente mi fermava, chiedeva autografi e foto quando c'avevo intorno i 100 iscritti. Mi faceva strana come cosa. Il servizio parodia delle Iene, dove praticamente mi sono vestito da Iene e cercavo di risolvere qualche problema dell'incrocio dei Frascati, dopo qualche tempo è andato in onda. E grazie a quel video hanno risolto il problema dei Frascati. Infatti mo invece di semafori che non funzionano ci stanno le rotonde. Bravo Pio, bravo. La mia prima parodia virale
era la parodia di Real TV, che nel 2000, quando ancora non c'era internet e niente, l'avevo chiamata Un Real TV. Caso vuole che dopo qualche anno anche il mitico Maccio Capatonda crea la parodia di Real TV e la chiama Un Real TV. Io, per non fare casino e non litiga con nessuno, ho dovuto chiamarla Real PD, perché tanto la gente dava retta a lui, non a me, perché lui era più famoso. Comunque non pensate a male, e non è un gioco di parole, Real PD sta per Real Pio 3D. Sì, ok, c'è sta pure il gioco di parole, Pericolo Dossi, Pranzo Domenicale, Per Damiano. Comunque nel 2008-2009 era la serie più vista e faceva dalle 10.000 alle 70.000 visualizzazioni ad episodio. Bei tempi. E infatti, per scherzo, nel 2010 creò la parodia della parodia del video di Maccio Capatonda, Pickle. Io invece l'ho chiamato Dildo, e sarebbe Lidl. E fatto sta che è diventato talmente de moda quel cavolo dei video e virale che l'ho caricato su Flop TV. E infatti è lì che Maccio Capatonda ha conosciuto i miei vecchi video. Bella, chicco! Prima di Facebook, io e mio cognato Cacco c'avevamo un netlog, e non era proprio come Facebook. E mi ricordo che ogni fine settimana c'è stato un raduno con i fans, dove regalavamo DVD, spillette, adesivi. E dentro i DVD ci stavano gli stessi video che stavano su YouTube, però in alta definizione, perché all'epoca YouTube non poteva permettere l'alta definizione, non so se vi ricordate. E il primo raduno, sono venute talmente tante persone, circa 60, che per me erano un botto, e a una certa sono venuti presenti i vigili per mannacce via. Se credeva che io stavo a spacciare la droga, invece stavo a spacciare DVD. Che bei tempi, raga. Nel 2011 ho creato la mia casa di produzione, chiamata Goondocks Production, ovviamente un riferimento al film dei Goonies, formati da alcuni youtuber, e lì caricavo qualche video diverso dal solito, qualche cortometraggio un po' psicadelico, serio, eccetera eccetera. E il canale c'è sta ancora, c'è sta ancora qualche video che ho fatto tempo fa, andate a vedere se vi piace, si chiama Derek, basta che cercate Derek Pio3D, vedrebbe uscire fuori, fatemi sapere che ne pensate. Nel 2012 ho partecipato al programma di Fabio Del Vivo, che saluto, chiamato Out Fuori Dal Tubo, dove c'è stava il Conte Galè che cercava di farmi qualche lezione del bon ton. Non potete capire che è successo, se vi volete vedere il video cliccate qua, ma cioè in pochi sanno che ho fatto un film insieme a Crow 89, ebbene sì. Si chiama La Banda dei Supereroi. Il film era finito al cinema, non è stato praticamente un mega successo, però ho fatto sempre un film insieme a un altro youtuber che stimo. Bella, chicchi. La serie di Mai Dire Tube mi è venuta in mente guardando una replica di Mai Dire Gol. La gente si è talmente lamentata dello stile di montaggio e del green screen, dicendo addirittura ricorda la televisione negli anni 2000. No, raga, lo stile di montaggio e il green screen è una cosa voluta proprio per imitare lo stile della televisione negli anni 2000. Da bambino stavo a casa di uno dei miei migliori amici e stavamo giocando al Sega Mega Drive, precisamente al videogioco Sonic. Prima che inizia il gioco è partito praticamente il logo. Io me ne esco con "A Pio gli fate una bellissima!" e il logo esclama "Sega!". Da quel giorno è diventato il mio tormentone. Era l'anno 1992. Il tatuaggio che ho sulla mano è un palese riferimento alla serie Breaking Bad, che amo. Ma il motivo perché mi sono fatto questo tatuaggio è perché mi ricorda molto anche uno scorpione tribale, che è il mio segno zodiacale. Nel 2000 ho creato il mio primo lungometraggio, la parodia del film Scream, chiamato Scream contro Roberto da Crema, dove c'è stava l'assassino che doveva uccidere il re delle televendite. Ve parlo proprio di 16 anni fa, quindi non vi aspettate chissà che, perché vi giuro che prima o poi ve lo farò vedere. Promesso. Tutti i personaggi che interpreto nei miei video sono ispirati a persone che esistono veramente, ovvero il muratore è un misto tra mio padre e mio nonno, nonna Celletta era mia nonna, Nello il Ruzzo era un compagno mio di scuola, mentre Carletto era un ex amico mio che parlava veramente così, eccetera eccetera insomma. Io e la mia ragazza ci siamo conosciuti proprio a Romix grazie a YouTube. Mi ha fermato per una foto e da quel giorno i miei occhi non si sono più staccati dai suoi. Ti amo tantissimo, piccola. Quindi ringrazio YouTube anche per questa cosa, perché se non fosse per YouTube io non avrei mai conosciuto la donna più importante della mia vita. Ti amo, piccola. Romix 2014. Sono riuscito a vendere tutti i gadget e tutte le magliette. Voi direte, contento per te? Invece no. Qualche ora dopo spendo la metà dei soldi fatti in quella giornata
per il carro attrezzi e il giorno dopo tutti gli altri soldi dal meccanico. Ma ne è finita qua. L'ultimo Romix. Sono riuscito a vendere i gadget e coi soldi fatti con i gadget ho speso tutti i soldi dal dentista. Io e la mia sfiga. Bello, eh? Quando su YouTube ho caricato la parodia di Unti e Bisunti, ovvero Tonti e Bisunti, sono stati molti a farmi complimenti. Addirittura D-Max, che l'ha pubblicato sulla sua pagina, e il mitico chef Rubio, che saluto, bella, grandissimo. Anche se alcuni video li scrivo, spesso vado fuori copione e improvviso tutto quanto. Cioè, più forte di me, non riesco ad andare col copione, mi piace improvvisare. Più forte di me. Da bambino mi ricordo che facevo le nottate per finire i miei videogiochi preferiti. E alle 3 di notte sempre c'è stava la pausa per vedermi le repliche dei seguenti telefilm: Friends, Gli amici di papà, Ocean Girl, Happy Days e repliche di Nunella Rai. Io c'ho qualcosa dentro al cervello che non funziona, regà. E poi la mattina maratona dei cartoni animati, Yattaman, Kenshiro, Doraemon, Carletto Principe dei Mostri, e poi andavo a dormire verso le 10 del mattino e svegliamo alle 2 del pomeriggio. Mo capite perché sono malato? Come sapete, il 1998 per me è una data molto importante, non solo perché mi sono ripreso del tutto dalla coma, ma mi ricordo specialmente che molto spesso andavo alle 6 di mattina da mio zio, che per me è stato un padre, e mi raccontava tutta la storia della sua vita e mi portavo il registratore perché mi registravo tutto. Mi raccontava, come ho già detto prima, storia del suo passato, come comportarsi, il rispetto, eccetera, eccetera, eccetera. E siccome per me era una figura molto importante e comunque c'era una situazione familiare molto complicata, era abbastanza anziano, non c'aveva più la moglie, eccetera, i figli non se lo fregavano de pezza, io ho diventato come un figlio per lui. Beh, ragazzi, che ci crediate o no, quello che state per sentire era la mia voce da bambino insieme a mio zio. Io so di Cicco che le picchia di nuovo sui macaroni e anche sulla batteria. Ma è vero di Cicco? Vedete comunque che voce da topolino che c'avevo io? Penso che lei domani si sia accappottato. Cioè, questo sono io insieme a mio zio, vi rendete conto, regà? Tu pare registrandate, perciò mi avete tempi. No. Mi manchi in casino, zio. La canzone che sentite spesso nei miei video, aspetta che alzo. Sentite? La uso per diversi motivi. Uno, perché ricorda gli anni 80 e io amo gli anni 80. Due, perché era presente nel telefilm che appunto mi ha fatto sempre ammazzare delle risate, I ragazzi da terza C, altra chicca anni 80. E cosa più importante, la uso perché se ci fate caso, sentite? L'hai sentito? Pare che dice ehi, Pio 3D! Mo' avete capito perché la uso? Paraculo, eh? La felpa che uso spesso nei video, di solito d'inverno, ovvero questa qui, questa meravigliosa felpa, è la stessa felpa che usa il personaggio Alex Kidd. Non so se ve lo ricordate, videogioco della Sega. Mentre la posa che assume la mia mascotte nella t-shirt è la stessa posa usata da Sonic mentre esce dal logo e fa così. Chiaro riferimento al videogioco Sega, e infatti il logo Pio 3D ricorda molto quello della Sega. Ora sapete più o meno tutto di me. Ovviamente se volete sapere altre cose, volete altre curiosità, basta che me lasciate un commento, vi rispondo immediatamente. Così scoprirete altre cose su di me. Per finire, ragazzi, ho messo all'asta su eBay la maglietta che da anni mi accompagna nei miei video e molto del ricavato finirà in beneficenza per Ferma il Bullismo di Azzurro.it. Potete fare anche un'offerta libera sul sito di Azzurro.it, sono contento uguale. Comunque, se vi volete prendere la maglietta, il link in descrizione vi spiega tutto quanto. Io vi mando un mega saluto, ci becchiamo al prossimo video e grazie per questo mitico traguardo e della mitica targhetta che è qui grazie a voi. Bella Chicchi, Erpio vi vuole bene. A Pio gli fate una grandissima... Sega!